Con le buone o con le cattive di Alessandra. Mi coglieva sempre impreparata, ogni volta, anche se succedeva ogni sera al mio rientro, eppure mi coglieva sempre impreparata. La sua mano precipitava sul tavolo e io ogni santa volta sobbalzavo, proprio come fanno i bambini quando si spaventano. Poi cominciavano le grida, così forti da creare un eco. E poi c'erano gli insulti, le minacce di chiudere la nostra storia. Te ne devi andare! L'ho sentito ripetere così tante volte che giorno dopo giorno ho cominciato a preparare le scatole con dentro la mia vita da portare altrove. Non provavo paura in quei momenti, ma solo dolore. Non riuscivo a capire come fosse capace di trattarmi in quel modo. Come poteva l'uomo che diceva di amarmi mortificare la mia anima, il mio amore, la mia intelligenza? Non riuscivo a capire, e a dire il vero non riesco a capirlo neanche ora. Ma almeno ora ho imparato a proteggermi.